Ciao Giorgio, carissimo Giorgio, allora ci troviamo oggi 16 gennaio con alle spalle sempre il ricordo da te presente e ti dico solo questo, ho ricevuto una piccola critica perché mi ha detto ma come tu ti ricordi salutare le suore e i frati solo quando c'è Giorgio, perché lo fate anche con gli altri? Vabbè, lo faccio anche con gli altri, saluto le suore, i frati, i preti, i vescovi, il papa, anche con gli altri, nella speranza che facciano ciò. Soprattutto De Crescenzio Sette. Sì, De Crescenzio Sette è quello che a noi, almeno a me, sì, del tesoro San Gennaro. È un'enorme ricchezza, sì, ma infatti potrebbe io dare ai poveri invece di tenersela per sé. Bravo, io infatti anch'io saluto Sua Eccellenza De Crescenzio Sette. Crescenzio Sette, scusa, perché Eccellenza io non so che cosa possa eccellere se non nella capacità di tenere per sé una marea di ricchezze, ma non vale solo per lui, cazzo. Ci sono altri tesori della Chiesa che non c'ha solo si chiama Monsignor De Crescenzio, c'erano anche gli altri, ma il problema è quello che la Chiesa dopo tanti secoli dovrebbe finalmente scendere in campo, visto che ci ricorda che Gesù scacciò i mercanti dal Tempio, e invece questi qui dal Tempio non scacciano nessuno, anzi fanno comunella. Ha a che vedere con Gesù, ma lo so, infatti no, ma dico, visto che viene citato negli Vangeli sempre questo fatto, però si comporta all'incontrario, perché anziché scacciare i mercanti al Tempio che ci stanno distruggendo, fanno comunella con i mercanti, lì il problema, capito? Tutto qua. Comunque, senti, volevo dare un paio di notizielle. Prima notizia, questa notizia è circolata in rete dall'agenzia di stampa iraniana in lingua francese, non smentita da nessuno, che è questa. Putin, l'agenzia IRIB si chiama, Putin ha mandato un suo emissario direttamente dalla strategia, dalla steppa spunta il nazionalcomunismo. Ah, poi parliamo di questo, certo, bravo, bravo. Adesso fammi finire un attimino l'annuncio. E poi parliamo del nazionalcomunismo che c'è in Russia. Il bolscevismo nasce il nazionalcomunismo, diciamo pure il nazionalsocialismo. Esattamente, è corretto. Esattamente. Lo sto dicendo. 1990. Oggi noi abbiamo una sponda eccezionale nella Russia di Putin. Esatto. Se non ci fosse questo, oggi saremmo completamente sommersi dalle richieste degli strozzini ebrei nei confronti della popolazione italiana e di tutta Europa. Esatto, due notizie importanti. Con il consenso della Chiesa di Francesco I. Anche. Stavo dicendo, due notizie sono queste. La prima notizia riguarda che Putin ha mandato pochi giorni fa un suo emissario con pieni poteri diplomatici presso il re dell'Arabia Saudita, il re Abdallah, il quale emissario di Putin è andato lì molto arrabbiato, con toni poco diplomatici, minacciando in maniera senza mezzi termini, senza cerimonie varie che si usa in questi casi, il re, avvisandolo che se in Russia dovesse succedere un altro attentato prima dei giochi o durante i giochi, per l'Arabia Saudita saranno cavoli amarissimi. Cioè, rischia che Putin che avvengano comunque un attentato in modo tale che possa essere seppellita questa organizzazione a delinquere che l'Arabia Saudita costruita appositamente dopo la fine dell'impero turco per fare gli interessi dei potentati economico-finanziari anglo-americani israeliani. Perfetto, perfettamente, proprio così. E infatti così è. Tra l'altro ricordiamo chi ci ascolta l'anomalia di questa Arabia Saudita. Qual Arabia Saudita? Non ha nemmeno riconosciuto lo Stato di Israele, no? Però fa comunella, fanno traffici di vario genere, in Siria sono insieme a fare queste le cose che sappiamo. L'altra notizia invece, che è stata emanata dal dottor Maurizio Blondet, famoso storico giornalista del sito fdf.com, che è questa, in sostanza. La Russia e l'Iran stanno facendo del baratto, cioè stanno sfuggendo fuori dalle logiche commerciali internazionali perché sono stufe, specialmente l'Iran e ormai ha superato ogni limite, quindi è stufo di essere minacciato di sanzioni continuamente con tutte le ripercussioni interne che può avere.
E quindi allora, c'è questo, diciamo, questo baratto, attenzione, questo concetto. Certo, il baratto però, attenzione, viene attualmente attaccato da Israele e le lobby ebraiche americane, perché chiaramente costituirebbe un grave pericolo per loro, perché si tornerebbe indietro di circa, diciamo, 75 anni fa, 76 anni fa, quando la Germania con Hitler cominciò a fare il baratto, che poi questo è una delle cause, una delle tante cause della scoppia della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, ti davo queste notizie tanto per dobbiamo per capire ai nostri amici un concetto, sì, fondamentale. Certo. Quando tu utilizzi una moneta cosiddetta internazionale, prima la sterlina, oggi il dollaro, devi prima comprare la sterlina e il dollaro e poi utilizzare la sterlina o il dollaro per acquistare i beni da un'altra parte. Esattamente. Questo è il principio che fu eluso soprattutto dalla Germania nazista, sì, la quale si rifiutò di pagare la percentuale relativa agli interessi che questi usurai ponevano al mondo intero, e questa all'origine del secondo conflitto mondiale, perché esattamente gli usurai ebraici dichiararono ufficialmente, attraverso le loro organizzazioni mondialiste, dichiararono ufficialmente guerra alla Germania, ancor prima che scoppiasse poi il conflitto tra gli inglesi e gli americani e contro la Germania. Quello esattamente è il punto caro. Per cui il principio del baratto è un principio fondamentale, che equivale alla instazione di una moneta complementare. Che esista il baratto, che esistano delle altre monete come quelle che adesso stanno circolando tra il Giappone, la Cina e altri paesi limitrofi, è la stessa cosa, concettualmente la stessa cosa. Si tratta, sì, di non pagare la tangente agli americani, agli ebrei e agli inglesi, per quel poco che gli inglesi possano contare. Esatto. Presente che il popolo inglese non conta un beneamato cazzo, in Inghilterra contano soltanto le elite economico-finanziarie. Esattamente. Ok? Esattamente. Tra l'altro gestiscono, oltre ai servizi segreti, l'elite. L'elite, ma privati, ecco, non dimentichiamo i servizi segreti e la marina. Ecco, diciamo che pure sono che privati. In Inghilterra è in aumento la povertà e sono rincarati di brutto i generi di alimentari, non dimentichiamo che questo è dirlo. Certamente, ecco. Dovrebbero morire di fame fin tanto che non si rendono conto che devono andare a prendere i soldi, a strozzare i vari individui che comandano, e cosa compresa soprattutto la dinastia. Esatto. Entrano in Buckingham Palace e fanno un po' finalmente giustizia in questo cazzo di paese. E dopo, da questo punto di vista, io non è che sia un estimatore di Cromwell, anche perché so che Cromwell era un esponente tipico della mentalità protestantica e quindi mi sta completamente antipatico, però ha avuto un aspetto abbastanza interessante quando ha fatto tagliare la testa al re, e questo è un bel esempio, capito? Dovrebbe detto che i reali devono morire sempre soltanto per gli intrighi dei servizi segreti, come è successo a Diana, esatto. Può anche darsi che muoiano anche per una rivolta popolare, poco che si proponga. Beh, Diana non c'entrava nulla per il potere, anzi Diana era solo lì, era un contorno di un potere, comunque, ma lei non faceva nulla, ne ha beneficiato. Sì, faceva parte della congrega, ma non ha fatto nulla, diciamo, per meritarsi quella parte della congrega. Sì, purtroppo l'hanno assassinata Quando ha capito che razza di congrega era, ha pensato bene di allontanarsi, però non è riuscita a tirare troppo la catena del cappio, capito? Diciamo che si è allontanata un po' oltre, l'hanno passata subito. Infatti si è allontanata divertendosi anche tanto, e alla fine poi, siccome è andato un po' oltre, tu l'hanno fatta fuori. Quello purtroppo era da mettere in preventivo, lei non l'ha capito, allora non lo capì allora, ecco, purtroppo è andata così. Era una brava ragazza. Sì, una ragazza così, innamorata di questo principe, il principe se l'è presa, poi lei una volta dentro ha cominciato a ragionare
con la sua testa ha capito certe cose e si è allontanata, però l'ha fatto in modo purtroppo un po' ardito e ha pagato a chiaro prezzo, perché ormai il fatto che Diana è stata uccisa dagli agenti, cioè dal servizio segreto inglese, non è più un mistero, ormai lo dicono tutti, ecco, senza tante smentite da nessuna parte, quindi la cosa è, si può dire che è ufficiale, ecco, diciamo così. Senta, oh, prima hai fatto del titolo a quella rivista che si parlava del nazionalcomunismo russo, che io chiamerei nazionalsocialismo più che nazionalcomunismo, perché in Russia il comunismo non esiste più. Esiste casomai una parvenza di un certo socialismo, ma che è ancora da perfezionarsi, ma non è comunismo. Volevo il tuo commento in proposito. Si chiama, semplicemente. Si chiama nazionalcomunismo perché in Russia c'era il cosiddetto comunismo. Noi sappiamo perfettamente che il bolscevismo era una filiazione diretta della finanza usuraria ebraico-americana. Esatto. Ormai è stato ampiamente dimostrato, sì, ed è documentato nell'ottimo libro del nostro amico Giampaolo Pucciarelli, mm-hmm, che è proprio dedicato al Novecento segreto. Esattamente, sì, esattamente. Che adesso Pucciarelli è appena uscito. È appena uscito, quindi Pucciarelli si è limitato a tradurre opere scritte in inglese da autori storici americani, esatto, i quali ovviamente sanno quello che dicono e sanno quello che scrivono. Va detto per inciso che questi libri non sono mai stati tradotti in italiano, no, perché l'Italia è la serva, è la cenerentola dei paesi, e il popolo italiano è una cozzaglia di cialtroni per i quali bastano soltanto figure di mezza tacca, tipo Letta, Monti, Napolitano, Renzi e quant'altro. Ricordiamo che Renzi è una creatura della televisione, soprattutto delle televisioni berlusconiane, e per cui ovviamente si tratta di come dire, di rivelazioni, quelle che fa l'amico Pucciarelli, che i nostri amici sono invitati a leggere. Trattasi di un libro di 450 pagine dove c'è scritto tutto. È tutto quello che si deve sapere. Chi ha questo libro, che deve servire soprattutto come enciclopedia, come dizionario praticamente, per conoscere tutti i retroscena del Novecento, chi contiene questo libro ha in sé già una teca piena di tesori, quello lo vogliamo dire perché è importantissimo. Bene, senti, in merito al nazionale comunismo russo, cioè praticamente cos'è che tu sai, diciamo così, che notizie hai da quello, diciamo, proprio da... Allora, praticamente non è che dobbiamo dire molto ai nostri amici. I nostri amici sanno perfettamente che esiste, come capita sempre nella storia, i popoli si muovono all'interno di una cultura. Gli americani la chiamano frame, cioè cornice, che noi chiamiamo paradigma, e all'interno di quel paradigma si elaborano delle culture, ma anche dei movimenti politici. Il movimento politico nazionalcomunista è un movimento specifico che si chiama come tale e fa riferimento ad alcuni uomini politici e ad alcuni intellettuali. La mentalità invece che noi chiamiamo nazionalcomunismo, sarebbe meglio chiamare nazionalsocialista, è una mentalità che oggi a tutti gli effetti pervade il popolo russo, che sono due cose completamente diverse. Benissimo. Sì. Allora, supportata, e questo a noi fa molto piacere, facciamo vedere, qui ci sono tre bandiere, questo è stato scritto comunque su un numero della rivista Italia degli anni 90, quindi 30 anni fa, 20 anni fa, supportata da quella chiesa nazionale che fa parte fondamentale del cattolicesimo autentico. Esatto. Il cattolicesimo autentico è il cattolicesimo ortodosso. Esattamente, sono d'accordo con te, sono i veri cristiani rimasti, cioè gli ortodossi, e poi l'ortodosso, vedi, non è come la Chiesa cattolica romana universalista e antinazionale, loro no, gli ortodossi greci, i bulgari, i rumeni e gli altri dell'est, in modo particolare in Russia, la patria è importantissima, serbi, per loro,
E molta, i serbi, anche la Serbia, certo, anche la Serbia, anzi, salutiamo i nostri amici serbi, perché so che siamo seguiti anche in Serbia, caro Giorgio. Ci sono alcuni amici, che, il nostro amico dalla Spagna mi ha segnalato che ci sono due o tre amici da Belgrado che ci seguono, e questo mi fa piacere. Perfetto. E ci sanno l'italiano, quindi li saluto a proposito, non so se mi so come si chiamano, comunque ci seguono anche lì, e questo è molto bello. Anzi, la Serbia attualmente, tu sai che è accerchiata, ha subito menomazione territoriale per il Kosovo, e anche lì la tensione, insomma, non è proprio insomma al massimo quasi, certo, la Serbia è stata colpita perché la Serbia rappresenta la longa manus della Russia all'interno della Balcania, esatto. E quindi doveva e continua a essere colpita dagli occidentalisti, solo che però l'offensiva di Putin adesso mira a ricomporre, o meglio, a rimediare i gravi errori commessi da Gorbaciov e dalla Russia di Yeltsin in modo particolare, perché adesso la Serbia e la Russia, diciamo, si è avviato un fatto politico importante, cioè quello di recuperare quello che è stato perso nei decenni scorsi. Quindi la Serbia chiaramente, insomma, è in una posizione un po' diversa, anche se permangono molti problemi. Ma in ogni modo la Chiesa ortodossa locale è molto radicata, e quindi salva quello che è il sentimento patriottico della popolazione serba. Cosa che invece nella nostra Italia cattolica, la Chiesa cattolica non è mai stata. Ha sempre remato contro l'Italia fin dai tempi di Federico II lo Svevo, che tu sai benissimo che anche lì si stava creando un'Italia già allora, e magari la si fosse creata, e purtroppo venne quello che avvenne, e poi sappiamo come sono state le cose. È sempre stato un Papa la posizione antinazionale della Chiesa risale all'epoca risorgimentale, semplicemente sì. Perché il risorgimento fu gestito dalla massoneria, sì, laddove la Chiesa aveva già messo le mani avanti per essere lei è quella che avrebbe dovuto gestire l'Italia, sì, unitaria. Esattamente. Questo è un concetto importantissimo che noi vogliamo dire ai nostri amici. Lo scontro tra la Chiesa e la massoneria, laddove la massoneria è stata accusata delle peggio cose da parte dei preti, era dovuto semplicemente dal fatto che la massoneria, per tutta una serie di fattori di carattere internazionale, soprattutto le mani pesanti dell'Inghilterra e della Francia, ha soppiantato il progetto del Vaticano, che era quello che il Vaticano avrebbe dovuto gestire una federazione di stati italiani, laddove a capo della federazione ci doveva essere il Papa. Esatto. Queste cose ce le dobbiamo ricordare bene, le dobbiamo tenere bene presenti. Esatto. Perché tutta l'intellettualità cattolica di rilievo, sia di carattere filosofico che di carattere politico, sia di carattere storico, si era tutta espressa, inutile fare i nomi, i nostri amici se li vanno a vedere, si era tutta espressa da Rosmini a Gioberti per l'unità nazionale. Ma quale unità nazionale? Un'unità nazionale gestita dalla Chiesa. Ricordo che è una cosa molto importante, che dopo la caduta di Mussolini, un gruppo di intellettuali cattolici guidati da un intellettuale nazionalista cattolico quale Edgardo Sulis, Edgardo Sogno, si presentò a Edgardo Sogno XII, come? Edgardo Sogno vuoi dire? No, Edgardo Sulis. Ah, Sulis. Sogno non c'entra niente. Appunto, ho capito. A Sulis, non lo sapevo. Ho capito cosa vuoi dire. È tutta una burletta. Due di Sogno, di Edgardo Sulis, ma tante cose ho saputo. Un uomo di Vittorio Emanuele III, dai, un monarchico, liberal monarchico. Esatto. Pensa che si travestì. Dice lui tedesco per poter liberare un altro quello proprio
una testa di cazzo allo Stato primordiale, che è meglio nominarlo, che era stato fatto prigioniero dai tedeschi, sì, e che era stato invece utilizzato dagli infami Wolf e Dolman, noti esponenti della destra nazista, per gli accordi con gli americani in Svizzera, Angleton, il buon Jesus, il buon Jesus, nome non messo a caso, Jesus Angleton. E alle spalle di Mussolini, che poi ovviamente finì ucciso, assassinato, purtroppo sappiamo, alle trame sappiamo Wolf, Dolm, ma tutti quanto erano morti. Mussolini lo voleva morto anche dei pseudofascisti, lo voleva morti tutto, caro Giorgio, non poteva scappare, è inutile, era un uomo troppo pulito, è troppo grande per questi miserabili che poi ci hanno lasciato questo regime mafioso. Certamente, bravissimo, parliamoci chiaro. Concordo con te. Allora, abbiamo detto tutto questo. Edgardo Sulis si presentò al Vaticano, in Vaticano, accompagnato da una caterva di questi scrittori o scrittorucoli cattolici, offrendo al Papa, mossa dal punto di vista storico veramente importante, la corona del Regno d'Italia. Il Papa ovviamente per ragioni opportunistiche la rifiutò, anche se indubbiamente aspirava, perché la logica di potere è sempre quella. Il papato aspira. Ci posso scommettere che aspirava. Dell'Italia, palese o meno palese, la Democrazia Cristiana altro non è che la proiezione nella politica nazionale degli interessi economico e geopolitici del Vaticano. Quindi lo sappiamo perfettamente. È vero, Letta? È verissimo, cioè, Letta, lo sa. Sarebbe possibile che ci siano, ad esempio, due Letta, uno che è del centrodestra, l'altro che è del centrosinistra, e tutti e due che cazzo fanno? Nelle due aree, nelle due terminazioni, rappresentano tutti e due gli interessi del Vaticano, no? Praticamente non abbiamo molto da aggiungere da questo punto di vista. Ecco, una cosa, Giorgio, quando scusa. Riguarda la letteratura, ne potremmo tirare fuori quanti ne vuoi. Giorgio, i libri che mi ritrovo qui. Sì, prima che mi dimenticavo, rifacendomi le notizie dato prima, c'era una terza da aggiungere, e la fonte Aurora, che la tensione fra Cina e Giappone è ancora abbastanza alta, anche se non proprio a livelli estremi, ma è alta, e la Cina ha testato un nuovo missile supersonico che addirittura raggiunge gli 8.000 km orari. Mi fa successo. Piacere, mi fa molto piacere. Gli americani sono preoccupati proprio della nuova tecnologia e potenza missilistica cinese, cioè nel senso che in sostanza, ti dico questo che, perché la fonte che me l'ha detto poi è anche vero, in America c'è una forte corrente repubblicana in mano alle note lobby che comunque spingono per fare una guerra, e allora parlando della Russia e dell'Iran, questa lobby vuole a tutti i costi si attacchi l'Iran. Barack Obama non vuole, e lo Stato Maggiore americano non vuole, ma questi due spingono e cercano disperatamente di fare delle azioni per coinvolgere gli americani nell'attaccare l'Iran. Ma c'è una diplomazia segreta a livello americano, russo-americano, che stanno facendo un gioco, diciamo, tutto di contraddire le lobby. Insomma, ci sono delle lotte intestine fra questi poteri qua, perché ci sono i pazzi, vediamo questo cos'è, sono i pazzi che vogliono fare una guerra, sono quelli di buon senso che dicono che attenzione, se la facciamo scompariamo tutti. Allora, terra incognita, Lucio, chi è che vuole un caraccio? No, soprattutto scompare Israele. Sì, non sarebbe un male, capito? Sarebbe l'estirpazione di un tumore. Ma infatti sto dicendo che la paura di queste correnti che si combattono fra di loro è proprio quella che sanno benissimo che nessuno si salva, quindi se dovesse per caso fare una guerra in Iran vuol dire fare una guerra mondiale, e quindi significa che per forza qualcuno userà un'atomica, c'è poco da fare. E queste cose, infatti Obama queste cose le ha dette anche ufficialmente, e ha ancora riparlato di disarmo nucleare, Obama, la notizia di Aurora di oggi, e voglio dire, insomma, situazione in fermento.
perché questi qui vogliono una guerra, per, come diceva prima una volta, diciamo, Gentu Chiesa, che ancora lo ripeto, cioè vogliono azzerare i libri contabili di un sistema economico che hanno imposto, un burocratico che è fallito, che ha creato debiti, miseria ovunque e divisioni sociali che sappiamo. E poi c'è sempre la pressione, che si parla anche di manipolare, disturbare la Tunisia, sempre da parte americana, e anche in Tunisia c'è qualcosa che bisogna stare tenere d'occhio, che può scoppiare, però ci sono delle forze... La cosa è molto interessante, questa della Tunisia. Sì, in effetti ci sono delle forze nazionaliste tunisine che si oppongono, anzi il governo tunisino, che adesso è molto nazionalista, insomma sta reggendo le pressioni. Poi c'è da parte egiziana una politica nasseriana di questo generale al-Sisi, che si è candidato ufficialmente per diventare presidente, il quale addirittura in Egitto ci sono migliaia di giovani che hanno chiesto di andare a combattere in Siria contro i ribelli a fianco dell'esercito siriano. Questa è la notizia che ti do, esattamente, perché è vera. Esattamente, cioè, se la Tunisia, l'idea di Nasser, nasserianesimo, bellissimo paese, avanza. Sì, la Tunisia... Tunisia, che è un piccolissimo paese, tiene duro e resiste, per tutto il sistema significa la catastrofe. Beh sì, ma infatti si parla che in Tunisia si tiene duro, anche perché, tra l'altro, anche in Libia la partita non è chiusa, perché in Libia c'è un caos pazzesco. No, assolutamente, in Libia la partita non è chiusa. No, non è chiusa per niente. I signori che pensavano che avrebbero preso il petrolio libico non l'hanno avuto, no, perché e quindi praticamente loro guerriglie... hanno ucciso Gheddafi. Io so per certo, ci sono guerriglie cappeggiate da servizi segreti di un paese grande e importante, che è contro, che si è sempre opposto all'intervento che è fatto tre anni fa. Ma c'è la guerriglia anche in Iraq. Sì. Io mi aspetto che, capito, tornino a casa un po' di americani con... che non so, con una croce nel culo, dai, sono... sarebbe bello, tutti in fila effetti, con la croce, ecco, nel culo. A proposito degli americani che tornano a casa, e c'è anche un altro dato di fatto, le famiglie degli americani all'estero, i soldati americani all'estero sono in ansia, insomma ci sono casi gravi anche lì, di suicidi, di gente che torna impazzita, non è più come prima. Sì, questa è una cosa... Ci sono problemi sociali in America molto, molto gravi, che i media tacciono, ma che in realtà invece ci sono, che riguardano proprio il familiare dei soldati che vengono mandati così a morire per conto terzi, che poi quei soldati qui la maggior parte sono tutti di origine ispanica, cioè pochi sono di origine inglese. Sì, perché glielo danno il cambio... Il cambio della cittadinanza statunitense. Sì, esattamente, questo qui è un altro libro che è Globalizzazione. Da questo punto di vista, da questo punto di vista, ricordiamoci sempre una cosa. È vero che tu dai la nazionalità a persone disposte, lo stesso era l'operazione che fecero con i negri per la guerra di Corea, per la guerra del Vietnam. Però dopo questi qui, tornati a casa, hanno incominciato a pretendere, avevano perfettamente ragione. Io non esiterei a dire che tutti i movimenti di indipendenza che facevano capo a Malcolm X e a Luther King, sì, assassinati come sempre in questi casi, sono movimenti che traevano forza dal fatto che i negri avevano acquisito coscienza di sé proprio nelle file dell'esercito, perché a quel punto, nel momento in cui tu dici no, io pretendo, perché ho svolto dei doveri civici, pretendo i diritti civici. Sì. Lo stesso gli ispanici che vogliono la naturalizzazione statunitense e vanno a combattere all'estero per conto degli Stati Uniti, presenteranno quanto prima il conto. Ora, poiché questi ispanici rappresentano fra poco la maggioranza della popolazione statunitense, e comunque sia rappresentano la quasi totalità dei paesi del sud degli Stati Uniti, è molto probabile che queste rivendicazioni diventeranno
causa fondamentale di una secessione, un altro che non potrà però essere vinta come i signori hanno vinto la guerra di secessione nell'Ottocento. Ricordiamoci che noi le abbiamo sempre azzeccate in queste previsioni, perché siccome sono previsioni al peggio e storicamente determinate da fattori deterministici, qui il determinismo si entra sempre, si tratta semplicemente di capire quali sono i meccanismi che entrano in gioco. Una volta che li hai capiti è fuori discussione. Sì, sì. Allora, a proposito di ispanici, ti volevo dire che negli stati degli Stati Uniti del Sud, cioè l'Arizona, il Texas, Nevada, ormai ci sono le tabelle bilingue, spagnolo e inglese, in scuola si fa spagnolo e inglese, già siamo lì, quindi il conto di ispanici l'hanno già presentato al governo americano. Contro 20. Sì, prego. Siamo a un 80 contro 20. Sì. Se tu a queste persone non gli dai i minimi diritti, questi qui finiscono con ribellarsi. Infatti, e basta. Esattamente. E da quanto mi risulta che negli Stati Uniti il governo statunitense ha approntato anche dei mega campi di concentramento secondo la sua vecchia e sostanziale abitudine, una cosa che abbiamo sempre fatto. Infatti li sta affrontando anche in previsione di rivolta in Serano, perché si parla appunto, secondo certi esperti, di un crack finanziario enorme che ormai dovrà per forza scoppiare, anche se lo tengono ancora sotto chiave, diciamo così, ma che però secondo questi esperti dovrebbe scoppiare, quindi staremo a vedere. Io vorrei a un certo punto chiuderla con una lettura di una cosa importante di questo libro che ho fatto vedere prima. Lo dice? No, perché non si vede bene. Ah, Terra Incognita, cos'è? Terra Incognita. Sì. Del direttore della rivista Lucio Caraccio. Lucio Caraccio, esatto. Il quale dice una cosa, dice: la coabitazione con la Santa Sede era per l'Italia sia un vincolo che un moltiplicatore, cedendo al Papa una notevole quota di sovranità e una porzione minima di territorio, Roma era automaticamente ricompresa nella protezione che l'Occidente doveva assicurare alla maggiore fonte spirituale della sua civiltà. Peraltro nessun contrasto aperto di interessi, nessuna riserva politico-ideologica impedì alla maggioranza degli italiani di considerare un bene l'adesione all'Occidente. È verissimo. Il revisionismo filoatlantico del PC e poi del PDS-DS, emerso con toni oltranzistici a bipolarismo peraltro moribondo, ne è la prova migliore. Eppure, al di là dei partiti, le principali culture politiche italiane non aderivano certo alla coinè liberal-democratica di espressione atlantica. L'anticapitalismo, con il suo annesso geopolitico, l'antiamericanismo, non era affatto monopolio dei vari marxismi italici. Esso si esprimeva sotto forma di un pacifismo alquanto selettivo, orientato quasi esclusivamente contro gli Stati Uniti, attivo anche nel mondo cattolico e nello stesso scudo crociato, per tacere del neofascismo antiamericano, almeno quanti antisovietico, ispirato in politica estera a un vago terzaforzismo continentale. L'Europa non si usa, è un termine che ricordiamo scritto sui muri, che recitava un plastico slogan nero. Esatto. Allora, qui è molto interessante questa cosa che vogliamo ricordare ai nostri amici. Questa ambivalenza, e mi riferisco adesso al movimento sociale italiano, questa ambivalenza del movimento sociale italiano, che conteneva in se stesso da una parte una forte tendenza atlantistica per vecchie ragioni di carattere anticomunistica, ma che aveva anche una presenza anti-americanistica, è ancora presente oggi
Che il movimento sociale, per nostra fortuna, è finito, che questa stranissima creazione fatta appositamente per supportare da destra la Democrazia Cristiana è finito e che molto probabilmente darà dei risultati nelle prossime elezioni. Appunto, teniamo bene. Va bene Giorgio, con questo adesso chiudiamo. Perché appunto per fortuna la registrazione è andata bene. Sì, è andata bene. Chiudiamo, salutiamo tutti i nostri amici. E l'appello a Clero non lo dimentichiamo mai. E questa è la rivista, sì, d'Italia la settimanale, la grande rivista della settimanale diretta, non dimentichiamoci, cioè da Marcello Veneziani, attuale. Qui c'è una frase attuale molto giornalista, importante, o meglio opinionista del giornale. Riciclitas, perché è una frase importantissima, vorrei leggere il commento, sì. Quello è stato scritto il 26, stampato il 26 gennaio 1994, 20 anni fa, praticamente, una ventina d'anni, 20 anni fa, esatto, cioè, più o meno, cioè, la DC si dispaccia, attenzione, oh, guardate quanto sia importante questo, la DC si dispaccia sotto falso nome, grazie al Papa assegni a Indro, a Cossiga, alle vecchie zie, ecco il progetto 1 e Trino per conquistare il centro tra manovre, nuovi giornali, carte rimescolate e riciclaggi sporchi. Esatto, bene, infatti così è stato. Mi sembra è così, di avere a che fare con esattamente quello che sta succedendo oggi. Esattamente, uguale, non è cambiato sono nulla. Non è cambiato, guarda, è come non fosse successo niente. Dalla presunta caduta della Prima Repubblica, per me non è cambiato niente, l'Italia ha perso oltre 20 anni di tempo prezioso, perché è mancato il coraggio di fare una vera evoluzione, un vero cambiamento. È mancato anche perché un paese a sovranità zero, sottoposto a controllo diretto estero, gli Stati Uniti in modo particolare, ogni rivoluzione in Italia, vediamo il dovere di forconi, qua e là il grillo, poi alla fine si impantanano, vengono risucchiate ancora nel sistema, cioè vabbè, il popolo italiano, caso, il popolo italiano che ci siano, sì, se ci siano comunque. Sì, però vengono sono frustrati, i buboni che cominciano a scoppiare, ma devono scoppiare, io mi auguro questi buboni può darsi poi che saranno curati e sterilizzati, ma i buboni ci sono. Sì, ma meno male, questo sì. Però speriamo che questi buboni poi alla fine producono un gruppo di persone veramente capaci, di un certo polso, che poi veramente diano sfogo alle aspettative degli italiani che da decenni che aspettano uno Stato veramente sociale, è veramente una questione di calcolo basato sul lavoro. È veramente giusto questo che gli italiani che vogliono in sostanza, è questo, proprio questo, e non vogliono altre balle, altre storie, non le vogliono sentire. Gli italiani vogliono vivere in pace col loro lavoro e giustamente a vedere i servizi che funzionano, c'è una certa armonia nel lavoro, eccetera, eccetera, insomma, che le cose poi funzionano. Detto questo, Giorgio, ci sentiamo a domani per altri servizi che sto preparando, che ho delle cose che devo dire, se le devo prima leggere, dopo domani te le dico. E alla prossima e a presto. Ciao. A presto anche a te. Ciao, grazie Giorgio. Ciao, ciao, ciao.